Buongiorno Toliner, siamo qui col nostro Francesco Dall'Aglio. Ciao Francesco, come stai? Ciao Clara, bene in questo giorno un po' così, un po' strano, viste tutte le cose successe ieri, però. Sì, infatti ti abbiamo chiamato perché ieri, nell'anniversario ad un anno esatto dalla marcia della giustizia di Prigozhin, vedi un po' che caso. La Russia è stata messa di nuovo in difficoltà per un problema che apparentemente è interno, però potrebbe anche essere in qualche modo influenzato dall'esterno. Andiamo a vedere. Nella Repubblica, del Dagestan, una regione del Caucaso a maggioranza islamica, dove però convivono, minoranze, cristiano-ortodosse, ed ebree, è stato lanciato un raid massiccio e coordinato su diverse città da dei commandos di uomini armati che hanno iniziato a sparare proprio contro obiettivi religiosi. Sono stati presi di mira due cattedrali e due scusate, sì, scusate, io ancora da ieri eredito il mal di gola e la voce rauca. Scusate, e due sinagoghe. È stato anche ammazzato selvaggiamente un prete, un sacerdote ortodosso, padre di Nicolao, una figura molto influente, molto autorevole. Difatti gli era stata dedicata ancora in vita una statua che lo vedeva al centro tra un rabbino e un mufti, ad indicare proprio l'importanza di questo personaggio in quello che è il delicatissimo dialogo interreligioso nella zona. Quindi la matrice islamica va a vita, è chiarissimo, però l'altro elemento che ha sconvolto un po' le carte, ha lasciato basiti i commentatori come noi, è che i commandos, i vari commandos, sono riconducibili ad un importante esponente politico locale che del partito di Russia Unita, quindi del presidente Putin, che ha provveduto immediatamente prima a cancellare tutti i file online in cui si parlava di lui e poi ad espellerlo. Chiaramente è stato arrestato, però due dei suoi figli sono stati uccisi, uno di loro era il capo di uno dei gruppi armati, e tra i terroristi eliminati c'era anche un suo nipote. L'attentato è stato rivendicato ancora una volta dall'ISIS-K e secondo quello che riporta l'Institute of Study of War, è riconducibile ad una cellula caucasica dell'ISIS Khorasan. Ora, io francamente ammetto di non averci capito nulla perché conosco molto poco le regioni caucasiche, che come sappiamo sono regioni molto complesse. Ricordiamo che l'anno scorso, subito dopo l'esplosione della guerra in Medio Oriente, c'era stata un'insurrezione in una delle città del Dagestan con un gruppo di islamici che era andato ad assaltare letteralmente gli israeliani profughi che arrivavano nella regione. Chiaramente si tratta di episodi molto gravi perché mettono in discussione quella che è la stabilità interna della Federazione Russa, esattamente come un anno fa la metteva in discussione Prigozhin, tant'è che si sono affrettati immediatamente a pacificare prima Ramzan Kadyrov, che ha sconfessato i terroristi, ha definito l'attentato un atto vile, che non è riconducibile a nessuna religione, che serve soltanto a creare inimicizie fra i diversi credo, e poi il patriarca Kirill, che ha invitato al dialogo interreligioso. Quindi io cerchiamo di fare ordine in tutti questi pezzi. Francesco, tu sei a questo punto hai la responsabilità di fare ordine, ti abbiamo chiamato sei il nostro ordinatore. Quindi cerchiamo di capire quello che è successo, ma soprattutto dove inizia il problema, dove finisce il problema interno di politica interna e dove inizia invece la destabilizzazione etero diretta dall'esterno.
È una serie di belle domande, niente da dire. Allora, chiariamo subito una cosa. Il problema dell'eterodirezione, naturalmente. Allora, al di là del fatto che il terrorismo in generale e il terrorismo islamico poi in particolare, no? Un po' come gli anarchici dell'Ottocento, si presta a essere chiaramente ricondotto a quello che ci pare, più o meno. Cioè, possiamo dire che è stata la CIA, possiamo dire che sono stati i servizi ucraini, possiamo dire che sono stati i servizi russi, possiamo dire che è stato sostanzialmente chiunque, e possiamo assegnare alle azioni di queste persone qualsiasi scopo, no? Che vanno dal semplice sono persone cattive e vogliono fare cose cattive, vogliono instaurare il califfato islamico in Dagestan, vogliono colpire Putin, e qui tornerebbe poi la questione dell'eterodirezione, eccetera, eccetera. E in realtà, naturalmente, di queste cose ne sappiamo poco, ovvero sia, se effettivamente questi sono terroristi appartenenti o riconducibili ad ambienti dell'estremismo islamico, secondo le autorità, alcuni di questi terroristi erano appunto riconducibili ad ambienti wahhabiti, ma anche qua che vuol dire riconducibili ad ambienti wahhabiti? Avevano partecipato a dei campi di addestramento wahhabiti o erano iscritti a qualche scuola coranica gestita da wahhabiti dove c'era stata qualche infiltrazione terroristica? Perché sai, sono cose molto diverse, ovviamente. È chiaro che se fossero stati addestrati in campi e la cosa fosse stata nota nel registro, diciamo, della pubblica sicurezza russa, non credo ovviamente sarebbero stati a piede libero, questo è naturale. Però, ripeto, è una situazione molto molto complessa. Il problema dell'eventuale eterodirezione o dell'eventuale creazione da parte di servizi occidentali, eccetera, eccetera, non sta nell'atto di ieri, sta eventualmente negli atti iniziali della formazione di queste cellule, naturalmente. Però qua dovremmo andare indietro di parecchio. Però che l'Occidente, sia i servizi statunitensi che appunto i servizi dell'Arabia Saudita, i servizi iracheni, i servizi iraniani, i servizi siriani, i servizi israeliani, insomma tutti sostanzialmente, abbiano ovviamente interesse e capacità di creare, mettere in piedi, manipolare gruppi estremisti da utilizzare esclusivamente contro i propri nemici, questo è un dato di fatto. Il problema, naturalmente, è che se ogni servizio di ogni paese si crea un gruppo da utilizzare contro i propri nemici, ovviamente abbiamo gruppi che agiscono contro chiunque, naturalmente. E adesso l'ISIS-K sembrerebbe particolarmente diretto contro, essendo una nazione caucasica, diciamo così, contro le potenze, diciamo così, caucasiche, ovvero sia Russia e Iran. Anche qui è interessante, no? Che se tu ti vai a leggere, semmai c'è qualche documento scritto, le finalità sono la distruzione di Israele, la distruzione degli Stati Uniti, però poi questi agiscono in Iran, in Russia, eccetera. Chiaramente agiscono lì anche perché, essendo paesi, non la Russia, ma il Caucaso russo e l'Iran e la Siria, eccetera, eccetera, essendo ovviamente paesi dove la maggioranza della popolazione è di religione e di cultura islamica, beh, ovviamente lì hanno sicuramente un vantaggio nel reclutare, nel nascondersi nella popolazione. Insomma, è mediamente più facile mettere in piedi una cellula terroristica in Dagestan che non in Alabama. Dico per dire, questo insomma è un dato di fatto. Quindi c'è una quantità enorme di non di ipotesi, di ipotesi, va bene, ipotesi quelle che volete, oppure sentito ieri qualcuno, ma seriamente scrivere seriamente, no, per quello, per siccome era stato, come hai ricordato tu, l'anniversario della Marcia della Dignità di Prigozhin, questo è una commemorazione, ma che, vabbè, lasciamo perdere, insomma, Prigozhin e gli estremisti islamici avessero chissà quanto da spartire, diciamo così.
Ripeto, quindi non è semplice capire chi eventualmente li ha diretti, chi li ha manovrati o cosa volevano. Partiamo da quello che sappiamo. Allora, uno, ieri era la Pentecoste per gli ortodossi, tra l'altro festa che ho visto indicata sui media italiani o comunque stranieri con una varietà di nomi fantasmagorica, perché però è la Pentecoste. 50 giorni dopo Pasqua, effettivamente, e quindi è una festività importante, non è certamente la più importante, però è una festività importante. E gli obiettivi di questa operazione in due città, tra l'altro, sono stati sostanzialmente religiosi. Non abbiamo avuto sparatorie in strada contro civili, non abbiamo avuto sequestro di persone. Si era diffusa quasi subito la notizia che c'erano 40 persone prese in ostaggio in una delle chiese. Non era vero, c'era una ventina di persone che si era chiusa nella chiesa e si era serragliata lì, ma non erano stati catturati dai. Come si chiama, dai terroristi. Okay? Quindi l'attacco è cominciato a Derbent, due chiese e la sinagoga. Come hai ricordato tu, una delle vittime è il pope di una di queste chiese, che era Nikolaj Katelnikov, una persona e una personalità religiosa molto in vista nel paese. Era ovviamente un fautore del dialogo interreligioso, come hai sempre detto tu prima. Gli avevano, beh, non è che avevano dedicato a lui una statua, però c'era questa statua bruttissima, tra l'altro, vabbè, lasciamo stare, che raffigurava appunto un esponente del clero islamico, un rabbi e un pope, che aveva più o meno le sue fattezze, sicuramente. E poco fa proprio ho visto, ma siamo ancora nel reame delle notizie non confermate. Poco fa ho visto alcuni screenshot fatti vedere da alcuni canali che sostengono che siano fonti della polizia, nelle quali si discuteva, tra l'altro in lingua locale, ovviamente, quindi non manco modo di potrebbe essere scritto qualsiasi cosa, chiaramente, nelle quali lui, proprio il Nikolaj Katelnikov, era indicato come il bersaglio primario. Quindi è chiaro che, naturalmente, lo scopo di questi terroristi, qualsiasi sia la loro affiliazione, qualsiasi sia la matrice, chiunque 20 anni fa abbia messo per primo i soldi, è naturalmente l'attenzione interreligiosa, chiaramente, perché sappiamo naturalmente che tutta quell'area si regge su un equilibrio non proprio fragile, perché poi anche qua, insomma, non è che poi questa chiamata alla Jihad fatta ieri abbia portato a chissà quale grande successo, però chiaramente è un equilibrio che può naturalmente essere messo in crisi. Sono zone a maggioranza musulmana, sono però anche zone, il Dagestan non tanto come la Cecenia, però sono anche zone nelle quali però il governo russo investe parecchio, proprio appunto per togliere, scusate, non per dare, per togliere naturalmente insoddisfazione alla popolazione locale, e quindi ovviamente aumentare le possibilità di qualcosa del genere. Però ovviamente questa non è sempre una cosa di soldi, voglio dire. Poi certamente è chiaro che il grado di sviluppo del Dagestan non è paragonabile sicuramente a quello dei quartieri centrali di Mosca, non è nemmeno paragonabile a quello della Cecenia. La Cecenia ha avuto una quantità enorme di soldi in più rispetto al Dagestan, però effettivamente poi nel Dagestan non c'è una personalità alla Kadyrov, e non c'è stata poi una guerra paragonabile a quella della Cecenia, naturalmente. Quindi
chiaro che insomma anche le condizioni di partenza erano differenti. Comunque, abbiamo detto, intorno alle 17:55, pare, no? L'orario accertato, hanno cominciato a Derbent, un'ora dopo hanno cominciato a Makhachkala, sempre stesso schema, cioè attacchi a strutture religiose. E la cosa interessante. Anche alla polizia, Sì, era quello che volevo dire. La cosa interessante è che c'è un numero di appartenenti alle forze dell'ordine abbastanza alto che risulta morto, 17 pare all'ultimo conto, perché oltre che alle strutture religiose ci sono stati anche attacchi alle strutture appunto amministrative che ospitano polizia, eccetera, eccetera. E anche evidentemente a singole pattuglie, perché uno dei primi filmati che aveva cominciato a circolare ieri era quello di un'auto della polizia data alle fiamme, e quindi insomma evidentemente c'era questo duplice scopo di colpire le installazioni religiose e colpire le installazioni del potere non amministrativo, ma diciamo così del potere della polizia, quindi chiaramente un doppio scopo destabilizzante, no? Sia la questione religiosa che la questione del controllo del territorio. Altri dati interessanti e particolari sono, come hai ricordato tu, il fatto che alcuni degli... Ah, un'altra cosa interessante, scusami, chiudo la questione proprio dell'attacco, vari terroristi sarebbero stati catturati vivi. Un altro dei filmati diffusi ieri, sempre diciamo più o meno all'inizio, infatti non si capiva molto bene cosa stava succedendo, è l'arresto addirittura sulla spiaggia di Makhachkala con i bagnanti che fuggono. Con questo il filmato si apre con un omone che trasporta in braccio sua figlia e un canottino a forma di unicorno, quindi c'è una situazione veramente veramente surreale, diciamo, e poi si vede appunto, poi quando si va a stringere, si vede l'arresto, è quello che sembra l'arresto di una persona che viene messa a terra e è ammanettata. Altra cosa interessante è che alcuni dei personaggi coinvolti dal punto di vista terroristico sono delle persone di un certo livello, se mi passi questo termine orribile, perché alcuni sono figli o nipoti, dovrebbero essere tre, ma anche qua queste sono cifre che possono cambiare, perché Due figli di Magomed Omaref, è un nipote. il leader di questo distretto, non mi ricordo come si chiamava, è un nipote, Esatto, sì. dovrebbero essere questi. Il che è una cosa Il distretto di sì. Sergo Kalinsky, e la cellula dovrebbe essere proprio di là, di Sergo Kalinsky, quindi cioè è come se all'inizio, quando ancora non era stata stabilita la natura islamica, anche se era evidente, però ancora non era chiaro che fosse un attentato legato al wahabismo, sembrava appunto qualcosa che avesse più a che fare con la politica interna, perché è uscito fuori appunto che c'erano questi parenti stretti. E immediatamente c'è stata la reazione da parte delle autorità, che è stata, come ho detto appunto prima, quella di eliminare ogni traccia dell'appartenenza di Omaref a Russia Unita e poi espellerlo dal partito, oltre ad averlo arrestato, interrogato, eccetera, eccetera. Ora, tra l'altro, sto leggendo su Baza che Omarov si dichiara estraneo a questi fatti e ammette che i suoi figli fossero wahhabiti, che insomma lo sapeva da diversi anni, e però la famiglia non li sosteneva, quindi sta prendendo le distanze, che chiaramente può essere un atteggiamento di convenienza, però potrebbe anche essere realistico, quindi non. No, ma assolutamente, cioè, non è che perché erano figli suoi vuol dire stavano a casa sua e gli hanno detto papà, noi andiamo a sparare alla gente. Anche perché ha 8 figli, quindi. Cioè, infatti, a parte questo,
parte questo dettaglio. Allora, in realtà lo scenario regolamento di conti politico, insomma, è una cosa un po' da anni 90, diciamo, era, non era proprio anni 90, primi 2000, insomma, un po' strano come, come cosa, diciamo, effettivamente, la matrice pareva. No, dice, però è interessante appunto come beh, dovremmo dire naturalmente se le accuse venissero confermate, no? Però abbiamo per scontato che siano confermate, è interessante vedere come appunto non erano come gli attentatori del Crocus, quattro poracci radicalizzati col, col telefonino, insomma. E, però, erano persone comunque che venivano da un ambiente sociale. D'altro canto questo l'abbiamo... Ed erano, scusa Francesco, ed erano russi, perché dal Crocus erano degli stranieri, degli attentatori, gli attentatori erano degli stranieri. Qua invece la, la questione più delicata, secondo me, è che sono, non solo appartengono, diciamo, a delle classi più o meno elevate, comunque in vista, ma sono dei cittadini della Federazione Russa, quindi la cosa diventa più problematica. Sono russi dal punto di vista amministrativo, chiaramente sono dagestani, comunque, cioè sono, sono locali. No, dicevo, però d'altro canto questo l'abbiamo visto anche in altre circostanze, eh? Cioè noi abbiamo sempre questa, noi, non noi, però c'è sempre questa idea che il terrorista sia un povero Cristo, come appunto questi quattro del Crocus, no? Tu gli dai $20 e questo fa qualunque cosa. Invece abbiamo visto che molto spesso invece, anzi, sono proprio negli ambienti borghesi, negli ambienti diciamo inseriti, che il terrorismo può... allignare. L'abbiamo visto anche non per il, per il terrorismo islamico, quindi questa cosa non è sorprendente, perché appunto uno dice oddio, ma come, non erano dei quattro disperati? È relativamente sorprendente perché comunque erano figli di un politico, cioè erano figli di una persona con diciamo con un ruolo istituzionale, e sappiamo che al di là del fatto in Russia, al di là del fatto che capita dappertutto, pure in Italia ovviamente, ma insomma ci sono ancora delle strutture che ovviamente non definirò tribali, però ci sono ancora delle strutture di potere locale dove chiaramente i figli del capo prima o poi diventano i capi pure loro, ovviamente. Quindi voglio dire, erano persone che certamente gravi problemi non ne avevano. Ecco, non possiamo immaginare la radicalizzazione dovuta a ignoranza, dovuta a miseria, eccetera, 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 che la rende ancora più pericolosa, chiaramente, no? Perché vuol dire che appunto è una scelta meditata. E un'altra persona piuttosto in vista faceva parte dei comando, che poi erano due chiaramente, già uno a Derbent e uno a Makhachkala, quindi ovviamente erano due, ed era un lottatore di MMA, di Mixed Martial Art, che è uno sport che va per la maggiore nel Caucaso in generale, nel Caucaso russo, ma in Russia anche in particolare, che era Hajimirad Kagirov, con la G, non Kadirov, che faceva parte della più importante scuderia, chiamiamola così, di Mixed Martial Art del Dagestan, una delle più importanti del mondo, che gli Eagles di Abdulmanap Nurmagomedov. Nurmagomedov è un grande campione di MMA, che è stato molto criticato in passato dagli ambienti nazionalisti russi, come in Italia l'MMA va molto di moda in ambienti, diciamo, con un'ideologia non troppo condivisibile. Perché? Perché più volte, lui è cittadino russo ovviamente, in quanto dagestano, però Nurmagomedov si era sempre riferito, si riferisce, sempre a se stesso come Dagestan e non come russo, porta la bandiera del Dagestan e tutta questa e non quella russa e tutta questa specie di cose, ed era stato molto criticato perché dal tempo dell'inizio delle operazioni militari a Gaza aveva postato molti post, sempre molto cauti, perché lui poi non sta in Russia, tutto il blocco suo sta, mi pare, a Dubai o comunque in qualche parte lì, diciamo,
tutta una serie di post ovviamente favorevoli alla causa palestinese, però insomma sempre molto molto cauti, però e gli avevano detto, però poi quando invece i terroristi islamici hanno attaccato il Crocus non hai detto niente. E ieri sera, proprio tardi, molto tardi, dopo che appunto già era stato tirato in mezzo, in primo luogo perché uno dei suoi, anche qua, la responsabilità penale e personale naturalmente, di Omerov anche per Kadyrov, dobbiamo, cioè non è che ce l'ha mandato lui naturalmente, però insomma uno dei tuoi ha partecipato all'attentato, tu non dici niente, e ha postato una cosa nella quale appunto prega per le vittime, che queste sono cose che non devono succedere, anche qua una cosa molto molto democristiana, questo non per dire ovviamente, perché io non ne ho la minima idea, che Nurmagomedov è aderente o prossimo agli ambienti dell'estremismo islamico, però per dire appunto che questa cosa qua sta facendo venire fuori tutta una serie di tensioni, ovviamente in un'area che le tensioni le ha, naturalmente le ha di suo, quindi figurati quando succedono situazioni del genere. Il bilancio finale sono 17 poliziotti morti, 5 o 6, anche questo non è chiarissimo, attentatori uccisi, alcuni morti civili, tra cui appunto il padre Katelov, padre Nikolai, però mi pare che la cifra delle vittime escludendo i terroristi dovrebbe essere 20, quindi se sono 17 poliziotti restano 3 civili, però anche qua queste sono delle cifre parziali, nel senso non ci giurerei. E sono parziali anche perché ad ora sono le 11:50 mentre stiamo registrando l'intervista. Ad ora non è uscito nessun comunicato ufficiale del Ministero della Difesa russo che dica qualcosa su quello che... Ora io non so se la competenza è più del Ministero degli Interni o della Difesa. Io ho controllato quello della Difesa e non c'è nessuna comunicazione. Comunque le cifre appunto sono quelle, le ultime che io ho visualizzato, però che però non sono delle cifre a caso, sono le cifre che ha dato il Ministero degli Interni del Dagestan, della regione. Poi sappiamo un po' che la burocrazia nella Federazione Russa è un po' farraginosa, quindi magari arriveranno dopo un po' queste comunicazioni. Però al momento la cifra attuale è quella di 20 vittime dei terroristi, quindi 17 poliziotti, tra cui anche un capo della polizia, e 3 civili. Di questi civili, uno sicuramente è padre Nikolai, uno è il custode della chiesa in cui si sono asserragliati i fedeli per nascondersi ai terroristi. Ricordiamo 19 fedeli, poi c'è stato anche il video del sacerdote che io l'ho pubblicato sul mio canale, potete andarlo a vedere, che appunto ha mandato un messaggio di Telegram in cui diceva che il custode della chiesa era stato ucciso. La terza vittima, io non so chi sia. Poi però la cosa abbastanza strana è che solitamente quando ci sono questo tipo di attacchi, era stato forse domenica scorsa un'insurrezione nel carcere di Rostov, sempre condotta da prigionieri dell'ISIS, e insomma là non sono andati molto per il sottile i poliziotti, li hanno eliminati. C'era stata questa insurrezione, questi prigionieri che erano miliziani dell'ISIS avevano preso in ostaggio delle guardie carcerarie, insomma non hanno vissuto molto più a lungo di quest'atto, no? Ed è abbastanza sorprendente per chi conosce un poco il mondo russo invece la sproporzione che c'è fra le vittime, ovvero 17 morti fra i poliziotti, uccisi quasi tutti durante i combattimenti, perché è andato progressivamente a crescere il numero dei poliziotti morti durante le ore, perché ricordiamo una cosa che forse non è stata detta: questo raid è iniziato alle 6 del pomeriggio di domenica, orario locale, ma si è concluso questa mattina,
Quindi a Dergen si sono conclusi i combattimenti in serata, però nell'altra città si sono conclusi l'operazione antiterrorismo. Makashkla, non lo so pronunciare, Makashkla, si è conclusa questa mattina, alle prime ore dell'alba di lunedì. Questo perché alcuni terroristi a loro volta si erano asserragliati, quindi le operazioni poi di pulizia della città sono durate a lungo, setacciato il mercato dove c'erano state delle azioni dei terroristi, dei combattimenti, per accertarsi che insomma non ci fosse più nessun miliziano nascosto. Quindi soltanto questa mattina, si è stata poi nella serata di ieri, però dopo alcune ore mi pare di aver capito, è stato schierato l'esercito, no? Però nonostante la risposta, sono state molte le vittime della polizia e, contrariamente da quella che è l'abitudine nella Federazione Russa, sono stati anche pochi, anzi non, al momento non si sa neanche di quante unità fosse composto il comando. Cioè noi non abbiamo idea di quale fosse il numero complessivo dei terroristi, questo non è stato comunicato. Sappiamo che 6 sono stati uccisi, non sappiamo quanti sono gli arrestati. Quindi ci sono state delle anomalie, chiamiamole così, no? E ci sono state sicuramente delle faglie di sicurezza, perché un attentato di questa portata, con il coinvolgimento dei parenti di un noto esponente politico di Russia Unita, per di più, immagino l'FSB avrebbe dovuto avere i dossier di queste persone, no? Invece è scoppiato così, come un fulmine a ciel sereno, e la reazione anche da parte dei militari si è vista dopo diverse ore. Ricordo ieri, quando è arrivata la notizia degli attacchi, per una o 2 ore non si capiva cosa stesse accadendo, non si capiva l'entità dell'attacco, non si capiva chi fossero queste persone, non si capiva come in una sparatoria una chiesa e una sinagoga fossero andate a fuoco. Quindi io, per venire al dunque, Francesco, ti chiedo, c'è un problema di sicurezza? Com'è possibile che un attentato di queste dimensioni, che ha fatto poche mo morti tra i civili, però dimostra un'organizzazione meticolosa e probabilmente molto più strutturata rispetto all'attacco al Crocus, perché i comandi si sono mossi su 3 città, non solo sulle 2 che abbiamo citato, ma su un insediamento più piccolo dove il bersaglio sono state le forze di polizia. Quindi c'è un problema di sicurezza interno. Come è potuto succedere, secondo te? Sicuramente c'è un problema di sicurezza interno, chiaramente, e probabilmente c'è stata una sottovalutazione della capacità del governo sia centrale che locale. Poi anche questo va detto, queste cose sono demandate principalmente al governo locale, ai governi locali. E anche qua, quindi, il fatto che alcuni di questi attentatori fossero parenti di un membro del suddetto governo è una cosa naturalmente che crea, cioè che lascia intendere che ci siano dei problemi, forse a livello appunto più alto che del singolo attentatore. Diciamo, forse era stata sottovalutata la capacità del governo di, a parte di prevenire, di intervenire o appunto di garantire la sicurezza, chiaramente. E d'altro canto, ci troviamo di fronte ad attentati terroristici. Gli attentati terroristici, per loro stessa natura, sono spesso difficilmente prevedibili, nel senso, lo abbiamo visto un po' dappertutto, voglio dire, quello del terrorismo non è un problema russo in quanto tale, un problema russo è che ce l'hanno loro adesso, ovviamente, però non è che invece da noi, sì, da noi non fanno gli attentati, ok, perfetto, però io ti basta vedere quello che è successo in Francia, insomma, tu devi considerare appunto che le
il modus operandi di un terrorista è diverso dal modus operandi anche di un militare, semplicemente. Cioè, non è che uno può, tra l'altro, mettere una presenza fissa in ogni centro commerciale e no, cioè, non c'hai uomini a sufficienza per farlo. Allora, o hai delle soffiate, e vabbè, e là poi, se ci sono state ignorate, questo ovviamente è una cosa che andrà, però tu non è che puoi dire, ah, raga, domani è Pentecoste, ma mettiamo i carri armati fuori ogni chiesa. Cioè, soprattutto perché una cosa del genere poi non era mai successo. Non è che tu dici, ma sai, quelli della Pentecoste hanno l'abitudine di andare a buttare Molotov nelle chiese. Dici, vabbè, allora, ok, sì, forse è il caso di potenziare la sicurezza. D'altro, mettendo in mezzo anche le sinagoge, poi qua a Pentecoste ne centrino chissà quando. È un problema, chiaramente. Infatti, se ti vai a fare un giro su Twitter, ovviamente, come al solito, poi arrivano gli idioti, calano istantaneamente. Putin ha perso tutto, è finita per lui. La Russia è esplosa, guerra civile. Cioè, insomma, non esageriamo, diciamo, da questo punto di vista. Potremmo trovarci, però, sicuramente davanti a un inizio di una nuova stagione terroristica in Russia, come ce ne sono state in passato. Questo sì, Sì, perché scusa, e a proposito di questo, cioè, ricordiamo anche che la Russia è stata più volte bersaglio di attacchi terroristici, ricordiamo quello al teatro condotto dai terroristi della Cecenia, per non parlare della strage di Beslan, però anche poco prima che scoppiasse l'Euromaidan, mi ricordo che la Russia era stata oggetto di attacchi terroristici da parte di islamisti wahhabiti, no? Ti ricordi l'attacco che c'era stato nel dicembre del 2013 a Volgograd? Quindi, cioè, diciamo che non è che perché adesso c'è la guerra allora c'è il terrorismo, quindi diciamo che c'è sempre una costante, semmai era da diversi anni che non c'erano attacchi wahhabiti, di natura wahhabita alla Russia. E per questo ti volevo anche chiedere qual è l'influenza, perché io non conosco bene l'area, immagino che neanche i nostri Ottoliner la conoscano bene, qual è l'influenza wahhabita nella zona del Dagestan, che è una regione incastonata nel Caucaso, tra la Georgia e l'Azerbaigian. Scusa, non trovo la finestra del. Allora, è un'influenza che, come un po', diciamo, in tutta l'area, è un'influenza non, come del resto in Cecenia, in fin dei conti, se vogliamo. Cioè, ci sono delle influenze abbastanza forti. Il ruolo dell'Islam comunque nel Caucaso russo è un ruolo non trascurabile, perché poi, durante la fase del collasso dell'Unione Sovietica, molto spesso sono state le autorità religiose a, diciamo, tenere un po' in piedi la situazione, e sono stati i finanziamenti esterni, diciamo così. Il problema del wahabismo, chiaramente, è che i suoi sponsor principali sono considerati amici, diciamo così, un po' in tutto il mondo, ovviamente. E quindi è complesso mettere un freno alle loro attività, e che sono molte, perché fanno, appunto, scuole, costruiscono moschee, restaurano moschee, eccetera, eccetera. Per esempio, appunto, che c'è stata dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, dopo gli anni 90, anche e soprattutto, una ondata di ricostruzione di edifici religiosi in tutta quanta la Russia, che ha interessato ovviamente anche le zone islamiche. E gli sponsor di buona parte di questa ricostruzione erano legati ad ambienti wahhabiti. Quindi è un'infiltrazione, ecco, che non è, appunto, soltanto
negli strati bassi della popolazione, è un'infiltrazione potenzialmente anche a livello delle strutture di comando, della gestione dei finanziamenti, eccetera, eccetera. È una situazione complessa, naturalmente, ma che il wahhabismo sia un problema, ripeto, per chi c'è dietro, ovviamente questo è il problema. Abbiamo rischiato, diciamo così, che di trovarci situazioni similari anche in Europa, anche nell'Europa balcanica, in Bosnia, in Albania, nella parte macedone a maggioranza di popolazione albanese, ma lì però poi sono chiaramente subentrati altri meccanismi e ovviamente non ci sono state situazioni del genere, ma che per esempio durante la guerra civile bosniaca, jugoslava in generale e in Bosnia in particolare, ci fossero combattenti islamici, questo è un dato di fatto, ovviamente si sa benissimo, e non solo che ci fossero anche nell'UCK del Kosovo, eccetera, eccetera. Questo non per dire ovviamente che l'UCK o il governo bosniaco siano creazioni wahabite, però c'erano delle infiltrazioni. E questa è un'area, tra l'altro, che molto probabilmente vedrà un aumento di situazioni del genere perché vedrà un aumento di presenza finanziaria e non solo, non russa, diciamo così. Non ci dimentichiamo che proprio 2 giorni fa, questa è una coincidenza interessante, proprio 2 giorni fa è stata inaugurata, non è ancora operativa per il traffico di merci, ma è stata inaugurata la linea ferroviaria che collega la Russia attraverso il Dagestan, ovviamente, perché da lì si va, all'Azerbaigian e all'Iran, che dovrebbe essere la prima delle infrastrutture per realizzare il famoso corridoio nord-sud. No? Quindi non è ancora operativa, ripeto, sta semplicemente inaugurata, però di qui a poco, se ovviamente destabilizzi la situazione nel Dagestan, metti a rischio questi traffici che stanno per sorgere, stanno per nascere. Contemporaneamente, costruendo queste infrastrutture, al di là del fatto che importi lavoratori, personale, tecnici, eccetera, eccetera, non è questo il caso di questo attentato, però comunque c'è un rimescolamento, diciamo così, delle persone che incontri da quelle parti, e poi chiaramente porti anche capitali. Dietro i capitali molto spesso, abbiamo detto, ci sono dei gruppi che hanno una continuità con ambienti terroristici, con ambienti estremistici quantomeno, ambienti radicali, che poi alcuni scelgano poi la strada del terrorismo, è così. D'altro canto, questi finanziamenti, così come appunto la mano che i wahabiti hanno dato per la ricostruzione, la modernizzazione delle chiese, scusami, vabbè, delle chiese ovviamente, delle giamie, delle infrastrutture, eccetera, eccetera, non è che gli potevi dire no, preferiremmo di no perché sai, magari siete. Quindi è così, è una situazione. Sicuramente si tratta di capire appunto quanto e se diventerà ulteriormente problematica, anche perché non è che necessariamente sia legata alla questione ucraina. Noi sappiamo che in Ucraina combattono gruppi di ceceni e di daghestani e non solo dissidenti, diciamo così. Questo non significa chiaramente che l'input sia venuto da lì. Però chiaramente, se il governo russo dovesse trovarsi ad affrontare le operazioni militari in Ucraina e una recrudescenza seria di terrorismo islamico, potrebbe cominciare a prendere in considerazione l'ipotesi di soluzioni abbastanza radicali per una delle due, o per tutte e due le due cose. Certo, Entrambe certo. minacce alla nostra sicurezza, perché non ci dimentichiamo che la guerra in Ucraina è Non ho minaccia. scoppiata perché la situazione era percepita come minaccia per lo Stato russo. Quindi il concetto di terrorismo, volendo, è allargabile anche all'operazione in Ucraina di antiterrorismo. Del resto abbiamo visto che ieri, tra l'altro, con un'incidenza abbastanza simile, c'è stato questo attacco di ATAC sulla Crimea,
Ministero degli Esteri. Francesco, ti stoppo un attimo perché prima di passare a Sebastopoli, voglio riprendere quello che hai detto prima sulla costruzione della ferrovia, che a me sembra un punto fondamentale, perché sì, potrebbe esserci un movente politico, quello di instaurare un califfato, quello di indebolire Mosca per aiutare l'Ucraina, anche se francamente io penso che un attacco in Daghestan potrebbe essere più collegato alla situazione in Siria che non, o comunque al Medio Oriente che non all'Ucraina, proprio perché è in Daghestan. Però hai sollevato una questione importante, perché alla fine l'economia comanda, quindi io ti chiedo: a chi darebbe fastidio questa linea ferroviaria che collega Russia, Azerbaigian e Iran nell'area caucasico-asiatica? Allora, questa linea ferroviaria, a parte il fatto che è una linea ferroviaria, poi c'è la costruzione delle autostrade, poi c'è il traffico navale, ovviamente non è direttamente tra Russia e Iran, ovviamente navale attraverso il Caspio, chiaramente non attraverso i mari. Sì, però anche sul Caspio dovrebbe essere considerato, sì, perché sì, diciamo, sì, è uno specchio d'acqua non irrilevante. Differente, no, ma voglio dire, questo corridoio nord-sud è sia trasporto su ferro che trasporto su gomma che trasporto via nave, chiaramente. E ovviamente necessita di un programma infrastrutturale, di costruzione di infrastrutture, di ammodernamento di infrastrutture, che è molto grande. E sia la Russia che l'Iran, che l'Azerbaigian, ovviamente, perché l'Azerbaigian è in mezzo, no, tra Russia e Iran, stanno investendo molto. E ovviamente noi sappiamo che quando si fanno queste grandi opere, diciamo così, e questa è veramente una grande opera, c'è innanzitutto una gran quantità di soldi che circolano, ma poi ci sono ovviamente grandi occasioni di sviluppo economico dei territori, al di là della forza lavoro che viene reclutata, ma comunque occasione di sviluppo dei territori, perché ovviamente tu devi costruire tutta una serie di nodi che verranno utilizzati anche dal commercio locale, ma soprattutto una potenziale pacificazione delle tensioni tra Azerbaigian e Iran. E se diventano partner commerciali, cosa che prima non erano, se non a livelli assolutamente marginali, è una delle grandi tensioni medio orientali, cioè il confronto, chiamiamolo così, perché poi alla fine non è che si siano mai dichiarati guerra, per fortuna, il confronto tra Azerbaigian e Iran viene a cadere adesso, non andiamo a questo corridoio nord-sud. E sarebbe un grosso problema per Israele questo? Ma sarebbe un grosso problema per tutti quelli che mestano nella situazione. E la situazione si sta risolvendo perché? Perché abbiamo visto che l'Armenia, per necessità, sostanzialmente si è dovuta chiamare fuori dal conflitto con l'Azerbaigian. Questa cosa significa che la possibilità di uno scontro militare che coinvolga tutti i partner, cioè l'Iran a sostegno dell'Armenia, la Turchia e Israele a sostegno dell'Azerbaigian, viene a cadere. Ma se tu stabilizzi quella regione, e da molti punti di vista tu la stai stabilizzando, perché mi spiace dirlo per gli abitanti, però il Nagorno-Karabakh era un grande problema ed era una grande destabilizzazione, e averlo risolto significa aver fatto un passo avanti molto grande per stabilizzare la situazione. Certo, appunto, mi spiace per gli abitanti della Repubblica dell'Artsakh, mi dispiace per l'Armenia, però è un dato di fatto che era un bubbone che non c'era modo di risolvere se non in questo modo, oppure trascinando la guerra in eterno.
La risoluzione dei conflitti alla gente normale, diciamo così, fa piacere, però a quelli che invece dai conflitti traggono sostentamento, potere, eccetera, eccetera, non fa piacere per niente. Una normalizzazione di tutta quell'area vorrebbe dire, per esempio, togliere potere all'islamismo radicale, chiaramente, che avrebbe meno capacità attrattiva perché, perché ci sarebbero più occasioni di sviluppo, più occasioni di no, se vogliamo, di modernizzazione, va, mettiamola così. Il Daghestan non è più una regione periferica e insomma non proprio ricchissima della Russia, diventa uno snodo di un corridoio internazionale che movimenta merci per milioni e milioni e milioni e milioni. È una situazione ben diversa, chiaramente. Può anche darsi, dobbiamo dirlo perché può anche darsi, che effettivamente l'impiego dei terroristi possa rispondere a logiche di potere locale non dissimile da quello dell'impiego dei reduci afghani durante gli anni 90, no? Cioè, se adesso cominciano effettivamente ad arrivare i soldi grossi per costruire le stazioni, le autostrade, eccetera, 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 può anche darsi che i potentati locali, però anche qua poi non è che questa è stata un'azione per il corridoio, però diciamo è sicuramente una cosa che sta venendo a modificare tutta una serie di disequilibri più che di equilibri, che però in qualche modo stavano in piedi, bene o male. Adesso, ripeto, se tu pacifichi tutta la situazione, non solo quella del Dagestan, ma dico proprio quella tutta del Caucaso, beh, a qualcuno effettivamente potrebbe dispiacere Israele, dici tu, sì, ma potrebbe dispiacere anche alla Turchia, per esempio. No, per dirne una. Potrebbe dispiacere agli altri nemici dell'Iran, tipo l'Arabia Saudita, per esempio, e quindi, appunto, ai vari. Che tra l'altro, correggimi se sbaglio, era coinvolta nei precedenti attentati wahhabiti di cui parlavo L'Arabia prima. Saudita è volta cioè, i wahhabiti sono roba loro, sostanzialmente. Certo, tu dici, no, ma io mica pago i terroristi, io costruisco le scuole, io costruisco le moschee, sicuramente, però insomma, diciamo che godono di certe protezioni e sono uno strumento politico, sono uno strumento politico come tutte le associazioni terroristiche. Francesco, andiamo veloci perché prima di chiudere, già siamo a 52 minuti, devo farti due domande, sappilo. Allora, la prima è chiaramente i sostenitori è stata l'Ucraina, è stato il regime di Kiev, si fanno anche, diciamo giustamente, tra virgolette, forti del fatto che ieri c'era stato, come avevi accennato tu prima che io ti interrompessi, questo attacco gravissimo contro Sebastopoli, tra l'altro attacco coordinato con il solito Global Hawk RQB 38 B3B Forte 10, che è stato per un bel po' sui cieli della Crimea, prima dell'attacco sulla spiaggia con gli ATACMS, dopo e mentre c'era un altro allarme aereo, che poi non so cosa è successo bene. Quindi, tant'è che il Ministero della Difesa russo ha detto chiaramente che la responsabilità è di Washington, questa azione avrà delle ripercussioni, lasciando così in maniera un po' ambigua, ne abbiamo parlato prima con Stefano, se queste ripercussioni saranno contro gli Stati Uniti oppure saranno contro il regime di Kiev. La domanda che ti faccio è: c'è effettivamente un legame fra questi due attacchi? Cioè, è possibile in qualche modo collegare anche teoricamente, oltre che cronologicamente, perché sicuramente c'è un legame, diciamo, di tempistica, perché è avvenuto subito dopo, però questo non vuol dire che siano state le stesse persone o ci siano gli stessi interessi, non c'è neanche bisogno di ricordarle. Però, insomma, andiamo a indagare velocemente su quelli che possono essere le relazioni fra questi due attentati che si sono verificati nella stessa giornata in Daghestan, quindi nel Caucaso, e in Crimea, nel cuore del Mar Nero.
Allora sì, va detto anche che anche oggi, diciamo così, in linea di principio l'interesse, chiamiamolo così, dell'opinione pubblica russa è molto più sbilanciato rispetto agli attentati, scusami, agli attacchi a Sebastopoli e alla Crimea in generale, che non al Afghanistan, un po' perché appunto quelli sono avvenuti in Crimea. Perché in Crimea ci molto banalmente vanno a farci le vacanze. Non solo, anche perché altrettanto banalmente il Dagestan è il Dagestan, e qui insomma, a un russo di, che ne so, di appunto San Pietroburgo, non è che gliene frighi più di tanto, voglio dire, insomma, al di là dell'armonia che regna tra i 200 popoli della Russia, però insomma, voglio dire, c'è una cosa in Dagestan, non è che i russi ci perdono troppo il sonno, a meno che naturalmente non sia qualcosa di... Certo, la morte dell'uccisione, no, la morte. Non facciamo la BBC quando si occupa del conflitto in Palestina, non è la morte, è l'uccisione del prete, sicuramente, insomma, certo, è chiaro, è una cosa forte, no? Però diciamo che, insomma, bene o male, l'attenzione è ancora posta sulla questione degli attacchi. E non solo, ma da subito, e questo è interessante perché bisogna vedere se poi ci saranno degli sviluppi, da subito, e ripetuto anche oggi, in Russia le autorità, proprio il Ministero degli Esteri, eccetera, eccetera, hanno detto che questo è un attacco che non è un attacco ucraino, è un attacco statunitense, non ha neanche detto NATO. Hanno detto è un attacco statunitense, è un attacco degli Stati Uniti, perché è stato fatto con armi statunitensi, con intelligence statunitense, eccetera, eccetera. E ha detto ci saranno delle ripercussioni. Ora si tratta di capire cosa saranno queste ripercussioni. Tutti sono ovviamente lanciati a dire che cosa faranno, abbatteranno gli aerei, abbatteranno, non lo so, c'è qualcosa. Quindi potrebbe essere l'ultima volta che ci vediamo, visto che abito a pochi chilometri da Sigonella, da cui è partito il Globalock. Abbattere forte 10 o 12 o 15 sul Mar Nero che non direttamente a Sigonella, insomma, voglio dire, non penso tu corra particolari rischi da questo punto di vista. Per ora. Qualcuno ha cominciato a dire effettivamente invece che semplicemente tirarli giù, la Russia potrebbe, però qua siamo nel campo delle ipotesi, potrebbe dichiarare una no-fly zone sul Mar Nero, e se tu la violi ti tiro giù senza problemi. Tanto le rotte commerciali, cioè gli aerei di linea, eccetera, eccetera, ovviamente stanno abbastanza lontani dalla Crimea, insomma, in generale dai combattimenti, quindi non correresti il rischio di andare a colpire un aereo civile. Queste sono tutte quante ipotesi, chiaramente. Quello che è interessante, ripeto, è che da subito, immediatamente proprio, l'attacco è stato considerato un attacco statunitense. Sì, effettuato dall'Ucraina, sì, però sostanzialmente ha detto questo è un attacco degli Stati Uniti. C'è una cosa che io vorrei chiarire da subito, e cioè che la spiaggia in questione non era sicuramente l'obiettivo di questi missili, perché se fosse stato l'obiettivo di questi missili, avrebbe fatto ben più che quel numero di morti, e il bersaglio era palesemente Sebastopoli in quanto tale, però anche qua, naturalmente, colpendo Sebastopoli, tu implicitamente ti assumi il rischio di colpire una città piuttosto popolata. Naturalmente, lo sappiamo bene, del resto, che le installazioni militari tendono a essere all'interno delle città, qui chiaramente è chiaro. Gli Stati Uniti non hanno commentato, non hanno detto niente, assolutamente niente, nemmeno il solito deploriamo la perdita di vite civili che invece hanno detto le Nazioni Unite, eccetera, eccetera. Le fonti ucraine ovviamente dicono no, no, quello era un attacco militare, siete voi che avete
che avete colpito il missile e l'avete fatto precipitare, cosa molto probabilmente vera, che però ovviamente poi quando si tratta invece dell'Ucraina non viene considerata. Cioè, no, voi tirate apposta sui civili, noi invece se muoiono i civili è un caso ed è colpa vostra, che è la stessa cosa che dicono i russi all'altro lato, naturalmente. Voi tirate sui civili, noi no, se c'è qualche civile di mezzo è perché avete colpito il missile, eccetera, eccetera. Vabbè, queste sono dinamiche. Chiaramente è ovvio che in Occidente il punto di vista ucraino viene enfatizzato e quindi appunto si è subito parlato di un incidente, mentre invece per quello che è successo a Kharkiv l'altro ieri, invece no, quello è stato un attacco russo. Anche qua, questi attacchi di missili centrati su obiettivi civili che fanno 3 morti, insomma. Se vuoi tirare i missili sui civili, beh, hai voglia innanzitutto bersagli da scegliere e poi soprattutto hai idea di quanti morti puoi fare. Ad ogni modo, per tornare alla questione, la cosa interessante, sappiamo che interessante in questi contesti significa preoccupante, è che tipo di risposta la Russia vorrà prendere, ripeto, non è certamente quella di bombardare le installazioni militari statunitensi, però è indicativo il fatto che non abbiano parlato di NATO, ma solo di Stati Uniti. Quindi questa cosa potrebbe essere un ulteriore stimolo, diciamo così, da parte della Russia a fornire armamento moderno e di qualità, per esempio, alla Corea del Nord o all'Iran, per dire, no? E poi, vabbè, ripeto, si sono subito lanciati a dire adesso bombarderanno i droni. Abbiamo visto che insomma, le risposte russe tendono a essere molto, molto, molto dilazionate nel tempo, mettiamola così. Quindi, ripeto, non è che non siamo in presenza di una, almeno adesso, non siamo in presenza di un'escalation militare, però certamente è un tipo di linguaggio sicuramente più escalatorio da parte russa di quanto non fosse stato detto prima. Questa è la situazione. Poi c'è la coincidenza, chiaramente, del fatto che c'è stato questo attacco a Sebastopoli e poi gli attacchi terroristici in Dagestan, però questa cosa non significa che siano collegati, ovviamente. Questo naturalmente va detto. Allora, ti faccio l'ultima domanda e chiudiamo molto seccamente. Quanto è probabile che un attacco in Dagestan come questo possa destabilizzare la Russia? Allo stato attuale di quello che vediamo, molto poco probabile. Allo stato attuale la risposta militare c'è stata, non c'è stata un'insurrezione islamica nella regione, la popolazione sostanzialmente si è chiusa in casa e non è che, cioè, quindi è chiaro che quello che si definisce il brodo di cultura di questi terroristi non era particolarmente ribollente. Mettiamola così, è chiaro che queste sono comunque delle situazioni che portano alla luce o possono portare alla luce una serie di problemi, tipo per dirne una, che uno dei rappresentanti principali del partito governativo in Dagestan avesse i figli che hanno partecipato a questo attacco. Chiaramente, cioè, ci saranno sicuramente delle ripercussioni sull'architettura del potere locale, questo è chiaro. Scusami Francesco, a questo proposito mi è appena venuto in mente che probabilmente il fatto che non ci siano state molte vittime civili se non cristiani è che la polizia non abbia sterminato i terroristi come invece fa di solito nelle altre regioni, potrebbe essere il segnale del timore che dei gruppi dell'ISIS possano comunque della diffusione del wahhabismo nella regione, della presa tra la popolazione, quindi diciamo facciamo meno danno possibile, non andiamo con il pugno di ferro in modo da non inimicarci la popolazione. E allo stesso modo i terroristi non hanno messo una bomba nel maggiore centro commerciale
della città cercando di fare più vittime civili, ma hanno fatto, ma hanno condotto un'operazione contro degli obiettivi, come dicevano loro, di infedeli, no? Che rappresentavano lo Stato russo. Queste sono tutte teorie, chiaramente, nel senso che è possibile, è ipotizzabile, però chiaramente dobbiamo dire, per il momento, ripeto, una destabilizzazione del tipo di quella di cui parla, che ne so, il nostro Iacoboni, per esempio, non ci sembra di vederla. D'altro canto non c'è stata dopo l'attentato al Crocus, che è stato a Mosca, tra l'altro. Non sembra che il consenso per Putin o per l'operazione militare in Ucraina sia venuto meno. Il Dagestan comunque resta, ripeto, nell'orizzonte mentale del russo medio un posto lontano e anche, diciamocela tutta, un posto in cui queste cose succedono, bene o male. Ma anche lì non è che bene l'armonia delle nazionalità, però insomma, Sì, entro che limiti. ricordiamo anche che insomma, quando l'anno scorso, esattamente un anno fa, c'è stata la marcia della giustizia, gli spazzini andavano a pulire la strada vicino ai carri armati della Wagner senza nessun tipo di problema. Quindi se la popolazione non si preoccupa più di tanto quando viene messa nel bersaglio la capitale Mosca, figuriamoci, diciamo, quale grossa preoccupazione ci potrebbe essere per un attacco in Dagestan, che comunque rimane una regione periferica, caucasica ed islamica. Quindi su Però, questo possiamo rassicurare Iacoboni che non sì, ci sarà però la disfatta di quello Putin. che invece sarà interessante vedere è questa cosa, che ripercussioni avrà sul Dagestan. Cioè, dico, non perché domani diventa una Repubblica Islamica, ma che tipo di ripercussioni avrà sulla gestione del potere. Perché, appunto, ricordiamo, in Dagestan non c'è un Kadyrov che, con i metodi e per i motivi che sappiamo, ha accentrato tutto quanto nelle sue mani. È una situazione più fluida, è una situazione tranquilla in linea di principio, però tanto tranquilla alla fine, ieri abbiamo visto che non era effettivamente. Quindi questo assolutamente va seguito, e vedere se questo attentato è l'avvisaglia di una nuova stagione di terrorismo islamico, che dir si voglia, da quelle parti, che sarebbe, ripeto, un problema che andrebbe a coinvolgere non soltanto la Russia, ma tutta quanta la regione, chiaramente. Ovviamente questo non abbiamo modo di saperlo adesso. Certo, grazie Francesco, come al solito sei stato chiarissimo, siamo andati anche oltre l'approfondimento che ci eravamo previsti, diciamo, abbiamo toccato dei temi di cui non avevo tenuto in conto e per questo penso, insomma, la chiacchierata che abbiamo fatto sia stata abbastanza illuminante, avremo modo di parlarne di nuovo alla festa di Ottolina a Putignano, Putignano non Putignano, ricordiamocelo. Nel comune di Pisa dal 4 al 7 di luglio saranno 4 giornate piene con festa trash in cui tu ci sarai il venerdì. Io arriverò morto il venerdì, perché arriverò direttamente dal congresso di studi medievali di Leeds, partendo alle 6 di mattina da Manchester, anzi Manchester, nemmeno da Leeds. Cerca di riprenderti perché ti aspetterà il festone. Ti aspetterà il Il festone, sarà. festone, io farò quello che di solito faccio alle feste, cioè mi siedo da una parte e osservo l'umanità che si dimena. No, il festone, guarda, non Va bene, anzi, allora comunque andando più seriamente, con Francesco chiaramente parleremo di guerra, di geopolitica, quindi veniteci a trovare alla festa, potete trovare tutte le informazioni con i 90-100 panel che abbiamo programmato per voi sul nostro sito di Ottolina TV, sui nostri canali social. Quindi vi aspettiamo alla festa, grazie Francesco e grazie a tutti gli Ottoliner. Alla prossima. alla prossima!